Parliamo meglio. Questa slide la utilizzo per spiegare un po' il funzionamento del diritto d'autore, no? È un istituto giuridico che potremmo definire closed by default, cioè il concetto è che tutto sia sotto copyright tranne ciò che non è indicato espressamente come fuori dal copyright. Perché? Perché il diritto d'autore, al contrario di brevetti e di marchi, si acquisisce automaticamente con la creazione dell'opera. Non c'è bisogno di registrare l'opera da qualche parte. Lo so che questa cosa alcuni rimangono, perché alcuni sono rimasti convinti che finché non si va a lasciare e depositare la propria canzone, assolutamente i musicisti si cascano in questa leggenda metropolitana, oppure finché non vado a depositare dal notaio il mio libro, no, non ho il diritto d'autore. È una leggenda, perché in realtà la legge dice espressamente che il titolo che costituisce il diritto d'autore è la semplice creazione. Però questo principio ha un effetto non da poco, una conseguenza non da poco, per cui tutto ciò che non ho creato io e che ha creato qualcun altro, io devo trattarlo come se fosse sotto diritto d'autore, anche solo per una questione di prudenza, no? Perché? Perché se non l'ho creato io, vuol dire che qualcuno l'ha creato, e quindi a meno che io sia sicuro che sia caduto in pubblico dominio perché l'autore è morto da più di 70 anni, allora io devo essere sempre prudente e informarmi su chi sia il titolare dei diritti e chiedere il permesso, cioè il concetto è quello lì. La regola è chiedere il permesso, cioè tutto è sotto copyright, tranne quando si scadono i famosi termini, si cade il pubblico dominio. Per fortuna però la legge prevede delle eccezioni di libero utilizzo. Alcune sono, vedete sul lato blu del nostro schema, alcune sono stabilite dalla legge, gli americani li chiamano casi di fair use, dopo magari vi faccio vedere una slide ad hoc, altre invece sono stabilite dal titolare dei diritti, le famose licenze open, no? Le Creative Commons, che avete sentito, o tipo la licenza GPL per il software. Perché c'è bisogno di mettere una licenza open per diffondere liberamente un'opera? Voi dite, ma non basterebbe, la metto su internet e tanto è già libera. No, perché su internet vige il principio che siamo sotto copyright, perché se andate a vedere nei siti web poi c'è sempre l'indicazione che qualcosa è sotto copyright. Quindi se l'obiettivo è quello di rilasciare liberamente un contenuto, non basta non dire nulla, perché il non dire nulla mi fa ricadere nella regola generale. Devo dire espressamente che un'opera è libera. E quindi ecco che capite il senso delle licenze open, delle Creative Commons. Quindi occhio anche lì. Oggi non riusciamo a parlare di Creative Commons, cioè, è il mio tema, come dire, il mio tema prediletto, però non riusciamo a parlarne. Però vi faccio vedere questo, che è il libro. Prego. Cioè, io ho scritto un manuale sul Creative Commons, lo trovate liberamente scaricabile, quindi se cercate i miei libri sono tutti liberamente scaricabili, ma questo ecco, lo faccio vedere anche a chi è a casa, manuale operativo, e questo vi spiega sostanzialmente cosa sono e come funzionano. Va bene, questa mappa solitamente vi aiuta, appunto, aiuta i miei corsisti a orientarsi poi nei ragionamenti che facciamo sul diritto d'autore. Adesso facciamo un ragionamento sul pubblico dominio, cioè su questa parte qua dello schema, perché sembra facile, diciamo, vabbè, quando sono scaduti i diritti, solo che purtroppo sapere quando sono scaduti tutti i diritti non è per nulla facile. E quando dico tutti, intendo tutti questi. Cioè, perché un'opera sia in pubblico dominio, scusate, tagliate a parte questa, diciamo, la colonna di sinistra, perché quelli non scadono mai, quindi vabbè, però entrano in gioco solo in alcuni casi. Però tutti questi hanno sì una scadenza, però a volte è difficile saperla, cioè è difficile conoscerla la scadenza, perché ad esempio, non so, l'autore non era così noto e quindi non so quando è morto, no? Devo fare un archivio di fotografie dei fotografi sloveni della Seconda Guerra Mondiale. Io come faccio a sapere tutti questi quando sono morti di preciso? Perché non è che hanno la biografia su Wikipedia. Certo, se devo ripubblicare una raccolta di poesie di D'Annunzio, vado su Wikipedia, vedo che D'Annunzio è morto nel 38, calcolo 70 anni e so che dal 2009 si possono fare, ok? Però, come vi faccio vedere in queste slide, è meno semplice di quello che può sembrare. Questa è la versione semplice, cioè pubblico dominio, tutto libero, cioè nessun diritto riservato, quindi utilizzo libero senza condizioni. Però già vedendola in quest'ottica capiamo che pubblico dominio già si manifesta in queste tre forme. Quello di cui vi ho accennato finora è il caso B, cioè quando scadono tutti i diritti. Però già il B avrebbe 5.000 declinazioni su cui possiamo fare ragionamenti,
Perché? Perché vi ho detto, a volte non si sa la data della morte, a volte non si sa chi è il titolare dei diritti. È sempre, nel senso che no, il diritto d'autore in realtà scade sulla base della morte dell'autore, non sulla base a casa editrice. Ok, quindi D'Annunzio l'ha pubblicato Mondadori, però dal 2008, dal 2009 in poi, Mondadori se non ricordo male, dal 2009 in poi l'hanno pubblicato in edicola, trovate la raccolta, il piacere, l'innocente a 1,50€, perché essendo caduto in pubblico dominio non devi più pagare l'esclusiva a Mondadori. Chiaro il meccanismo, ok? Ovviamente Mondadori è andato avanti a pubblicare le sue opere perché ce le aveva già, ma non devo più chiedere il permesso. Però io vorrei farvi l'esempio di Anna Frank, non so se vi ricordate di Anna Frank, la vicenda che era successa 2 anni fa. Perché Anna Frank è morta nel 45 e il 1 gennaio del 2016 erano passati i famosi 70 anni. E quindi in rete online erano iniziate a circolare delle copie del diario di Anna Frank in lingua originale, quindi nella versione originale, diciamo indicate come pubblico dominio, quindi sono libere perché tanto sono scaduti i 70 anni. Pochi giorni dopo è arrivata la lettera di diffida dell'avvocato della Fondazione Frank, dicendo, pubblicata sul sito, sul loro sito, dicendo a tutti: rimuovete il file perché vi facciamo causa, sostanzialmente, perché è ancora tutelato. Dov'era l'errore secondo voi? 70 anni erano veramente passati dalla morte, però c'è un bug che è sfuggito ai più. In realtà non è difficile da conoscere, basta aver studiato un po'. Prego. I diritti aveva acquisito la fondazione? Risposta: no, perché i diritti scadono sulla base della morte dell'autore, non è che se li acquisisce qualcun altro li posso rinnovare. Occhio, perché cioè i diritti di Grazia dell'Edda, che è morta nel 37, sono scaduti, punto. Non è che se una casa editrice li ricompra si rinnovano, scadono dalla morte dell'autore, punto. Lì la Anna Frank era morta da 70 anni, però eppure c'era ancora un copyright, non mi viene in mente, tu non lo sai, io lo so, sto zitto. In realtà quello che noi conosciamo come diario di Anna Frank è una versione rielaborata dal padre. Non è il vero diario della Frank. Se cercate su Wikipedia questa cosa c'è scritta nelle prime 4 righe, no? Però non tutti la sanno, io ammetto che non la sapevo, probabilmente alle medie me l'avevano detto, l'avevo studiato ma non me lo ricordavo. Cioè il diario della Frank che ci fanno leggere in terza media tutti è una versione narrativa, è una rielaborazione creativa narrativa fatta sulle basi di un diario che era il vero diario, che era un diario, cioè erano degli appunti. Quindi quello lì è scaduto, cioè il diario è in pubblico dominio, ma il romanzo non è in pubblico dominio perché il padre è morto nell'81, tipo, quindi un bel po' di anni dopo. E quindi i 70 anni non partono dalla morte di Anna Frank, partono dalla morte del padre, perché è coautore dell'opera. E se voi prendete il diario di Anna Frank, se l'avete a casa o in biblioteca, in effetti dietro c'è scritto nei credits, in copertina c'è Anna Frank, ma dietro c'è scritto rielaborazione condotta dal padre, come parla così. Nel caso su Anna Frank sono state realizzate anche delle edizioni filologiche che tenevano lì, si pone un problema ancora soltanto delle parole di Anna, mettiamo così. Interessante questo caso, però allora lì si pone il problema dei diritti dei commentatori, cioè coloro che hanno commentato, che hanno aggiunto le note, che hanno fatto l'introduzione, no, perché sono edizioni filologiche, cioè c'è qualcuno che se ne è preso carico e l'ha magari ricostruito gli appunti, ha spiegato perché lei ha scritto quella cosa in quel momento specifico. E quindi lì c'è un diritto d'autore del tizio che l'ha commentato, e quindi anche lì, se noi vogliamo quello in pubblico dominio, dobbiamo andare al museo di Anna Frank che c'è ad Amsterdam, farci scandalizzare, ci sarà online già il vero diario, quello sì è in pubblico dominio. Però in realtà frega poco, cioè interessa più a un archivista, a uno storico quello, ma al lettore medio, il lettore medio vuole il romanzo, vuole la versione narrativa. Ai ragazzino delle medie, delle superiori, fai leggere il romanzo, perché anche l'esercizio letterario. Va bene, ci sono altri due casi, però li vediamo velocemente, forse a voi interessa più il caso A, in cui l'opera, ad esempio, nel caso A è in pubblico dominio fin dall'inizio, cioè è un caso che io chiamo public domain by law, cioè pubblico dominio stabilito per legge. E in Italia abbiamo un singolo caso che è l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, per cui
L'articolo 5 dice che i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni dello Stato sono fuori dal diritto d'autore. Classico esempio sono le leggi, le delibere, le sentenze, tutti gli atti ufficiali adottati dalla pubblica amministrazione o dallo Stato. Quei documenti nascono fin dall'inizio fuori dal diritto d'autore. Esempio, il giornalista che vuole commentare, non so, il sindaco di Trento fa una delibera per chiudere le strade perché c'è la notte bianca. Il giornalista che è critico su questa iniziativa vuole commentare la delibera, non è che deve telefonare al sindaco per chiedere il permesso. È una delibera, ma si fa dare la copia in comune e la ripubblica sul giornale il giorno dopo. Non c'è diritto d'autore, ok? No, sembra banale, però la legge dice il testo dell'atto ufficiale. Il problema è appunto in questa parola il testo, perché a volte gli atti ufficiali non sono fatti solo di testo. Classico esempio che al nostro amico napolitano interesserà, il piano regolatore, no? Un classico esempio di atto ufficiale, perché il comune è obbligato a fare il piano regolatore, perché è una delle sue missioni istituzionali, ma il piano regolatore è testo, ma forse molto più progetti. E la norma è stata scritta male, la norma dice i testi, quindi tu non sai mai se il piano regolatore lo puoi o non lo puoi utilizzare come se fosse pubblico dominio. No. E lì hai detto sacchi dati geografici, dati territoriali, che per un progetto come OpenStreetMap, ma in generale open data geografici, sono preziosissimi. Va bene, gli americani hanno una cosa ben più ampia. Gli americani hanno una norma che dice che tutto ciò che è prodotto dal governo federale è in pubblico dominio, che non è poco, vuol dire che tutti, non so, i marine che vanno a fare il reporter dei marine che va a fare la documentazione di guerra, tutta quella roba lì è utilizzabile dai giornalisti, dagli storici, liberamente, perché automaticamente già in pubblico dominio. Le foto del fotografo ufficiale della Casa Bianca, per cui c'è Obama o c'è Trump che fanno un ricevimento, lui fa le foto, in quanto fotografo ufficiale, quindi pagato dal governo federale, vanno in pubblico dominio. Infatti, se cercate su Wikipedia la foto di Trump o di Obama, quella che c'è proprio su Wikipedia, che è la foto con la bandiera dietro nello studio ovale, quella lì è in pubblico dominio, il fotografo è ancora vivo, è ancora in carica, è ancora incaricato. Eppure è in pubblico dominio perché c'è questa norma che libera tutto ciò che è prodotto dal governo federale italiano, americano, che non è poco. E infine c'è il CC0, cioè CC0 non riusciamo a parlarne bene perché dovremmo fare la lezione sulle Creative Commons, se oggi non c'è tempo, però è una sorta di dichiarazione per rilasciare il pubblico dominio, quindi è una Creative Commons che si chiama zero perché effettivamente ha zero i diritti, cioè è ben più forte di una licenza libera. Perché con la licenza il titolare dei diritti mantiene un legame con la sua opera e autorizza alcuni utilizzi. Col CC0 il titolare dei diritti dichiara di essere morto da più di 70 anni, passatemi la battuta, cioè è come se io rilascio queste slide e dico vabbè, ma io le voglio rilasciare il più libere possibile, aggiungo questa dichiarazione e quindi da quel momento la gente, gli utenti le possono riutilizzare come se io fossi morto da più di 70 anni. Quindi è ben più forte di una licenza open, ok? Queste sono le libere utilizzazioni, quello che vi ho accennato prima, cioè nel nostro schema, quindi torno indietro nella slide, siamo qua, la parte cioè stabilito della legge, ok? Ovvero casi specifici indicati dalla legge, articoli da 65 seguenti in poi, in cui un'opera che è ancora sotto copyright, quindi non è finito il diritto d'autore, siamo ancora pienamente sotto i 70 anni, però può essere utilizzata senza chiedere il permesso, cioè non viene meno il diritto, viene meno l'obbligo di chiedere il permesso, che non è poco. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare. Ad esempio, a scopo di ricerca scientifica, no? A scopo di, non so, per tutelare i portatori di handicap, c'è una norma specifica della legge italiana che dice che se un portatore di handicap per fruire di un'opera dell'ingegno ha come unico modo quello di aggirare un po' il diritto d'autore, lo può fare perché in quel caso il legislatore prevede che sia più importante tutelare l'interesse del portatore di handicap, che è un soggetto debole, rispetto all'interesse della casa editrice, dell'autore, che vogliono invece lucrare su una copia in più, ok? Quindi sono tutti casi, le biblioteche ad esempio, le biblioteche possono fare il prestito, il diritto di prestito è un diritto riservato agli autori, quindi dovresti chiedere il permesso. Ma le biblioteche pubbliche possono farlo senza dover chiedere il permesso perché c'è una norma che le autorizza a farlo liberamente, che è l'articolo 68. Ok? Vabbè, anche lì non possiamo vederle tutte, questo è il fair use americano, lo saltiamo.
vedete, noi siamo più vicini a quest'ambito, cioè i casi solitamente in cui si esercita, in cui agiscono le libere utilizzazioni sono questi, ovvero studio, ricerca, critica, commento, parodia, satira e cronaca. A voi penso che interessi più che altro il primo, studio, ricerca, cioè uno che frequenta un archivio spesso lo fa a scopo di studio, ricerca personale.